comincia qui l'avventura del patetico Madrid di Capitan Giardino, che ora è in fase difensiva perché il possesso palla è preda del Borgo Time, fresco vincitore della Krone von Ligamentum vinta la settimana scorsa ai calci di rigore con gli Sky Jumpers dopo aver vinto anche con il Savoia. Patetico Madrid che si schiera con Iodice ai tre pali, poi c'è Vittoria ora in possesso palla, Capitan Giardino con il numero 10, Cioci che corre qui vicino alla fascia e Botta in avanti che fa da pivot, mentre il Borgo Time si schiera con Salvatore Dario che ora passa all'indietro a Senese, poi c'è l'altro Dario che non ricordo il cognome, Vassallo, Trepali, Buccelli, Vassallo, eccolo qui, poi c'è Buccelli, Trepali e Palladino, il capitano, momentaneamente in panchina. Prova la discesa, Dario, pallone in mezzo di ginocchio, Vittoria riesce a favorire il proprio portiere. Dall'altro lato cambio veloce di fronte, ma il Borgo Time recupera già il pallone con Senese che prova l'infilata centrale e il pallone finisce di poco al lato di Iodice che ora serve Vittoria, sale sulla destra, prova a passare in mezzo a Botta, chiede scusa a Vassallo Vittoria, ma il Borgo Time è ancora in possesso palla. Senese prova a evitare Giardino, ci riesce col sinistro, la parata di ginocchio di Iodice la devia in calcio d'angolo. Stasera partita secca qui al Krone. Krone che inizierà, sesto Krone che inizierà intorno alla prima metà di ottobre. Giardino in mezzo a due riesce a passare il pallone a Botta che intelligentemente passa a destra a Botta che poi prova il filtrante verso Cioci che va però purtroppo a chiudersi tra i difensori del Borgo Time che ora beneficiano di una rimessa laterale già battuta. C'è Senese in possesso palla che cammina in attesa dei suoi compagni di squadra, sbaglia qui il passaggio rischioso, sbaglia anche Vittoria che in uno stop non proprio fortunato si allunga il pallone. Buono il pallone qui per Senese, buono altrettanto l'1-2, Dario ha provato a servire l'altro Dario, buono il sombrero su Cioci da parte di Senese, ma il pallone finisce, rimessa laterale, proprio Cioci che sbaglia la rimessa perché ha evidentemente posizionato il pallone sopra la linea laterale. Murato il tiro, ancora Borgo Time in fase d'attacco, la squadra di Giardino che comunque si difende strenuamente. Ancora Borgo Time, buona la chiusura di Vittoria in calcio d'angolo, sale Vassallo, pallone ancora in calcio d'angolo, deviato ancora da Vittoria. Ancora Vittoria in chiusura, c'è la rimessa laterale. Buona la girata di Senese, poi Iodice, la calcia lontano in rimessa laterale. Dario per Senese, si gira, pallone per Dario, buona la chiusura di Giardino, serve Botta, ferma il pallone, sale sulla destra e Vittoria, ma non serve neanche Giardino che si arrabbia giustamente, salito libero sulla sinistra. Dall'altro lato Dario riceve palla ancora, l'altro Dario, pallone per Salvatore Dario, esce Iodice, buona la chiusura di piede. Giardino fa bene ad arrabbiarsi qui con Botta che avrebbe dovuto servire il suo compagno e poi alto il tiro di sinistro di Vassallo, quindi rimessa dal fondo per il patetico Madrid. Iodice con le mani serve Giardino che agisce come centrale di difesa, tacco rischioso qui, in qualche modo Cioci prova ad avanzare, in qualche modo ci riesce perché obbliga Senese ad arretrare nella prima metà campo, Botta poi come un avvoltoio ha provato a infilare Buccelli che però blocca il pallone, calcia il pallone avanti, buona la chiusura di Giardino in fallo laterale, quindi Borgo Time in attacco, Dario ancora buona la chiusura di Giardino che prova a salire, serve bene Vittoria, c'è Botta lì, forse in ritardo, riesce a salire di sinistro, prova il tiro contrastato da Vassallo che poi insomma si toccano, si danno la mano, si toccano nel senso che
non si toccano un po', diciamo, sporchi, però insomma. Comunque andiamo avanti. Dario, pallone per Senise, quindi pallone in rimessa laterale dove c'è una bruttissima panchina, quindi Giardino col tacco all'indietro per Iodice, attento, buono il passaggio per Cioci che mantiene il pallone in campo, il tiro di Cioci completamente a lato, buona l'azione di Cioci. Dario per Senise, 1-2, davanti a lui c'è Cioci, avanza Senese, pallone per Dario, dall'altro Salvatore Dario, all'indietro per l'altro Dario, quindi Senese, c'è lungo linea Salvatore Dario, Senese si accentra, prova il passaggio, buona la parata di Iodice, poi Vassallo, altissimo il tiro del centrale di difesa. Iodice, pallone per Vittoria, sale Botta, sale anche Vittoria, gli passa il pallone, Vassallo, attento Iodice, fuori dai pali, allontana il pericolo. Siamo al sesto minuto di gioco, il punteggio è di 0-0 tra Borgo Time e Patetico Madrid. Patetico Madrid che ha già disputato più di un'edizione del Crone, prima Capitan Giardino giocava con la Garden, di, anche dei fratelli Sollo. Attenzione, Vittoria! Ha provato a piazzarla, Buccelli attento, la deve in calcio d'angolo. Sale Iodice addirittura, Giardino lo ammonisce e tira questo pallone che, dice l'arbitro, non è entrato, e quindi dall'altro lato Dario, e non esce Iodice. Attenzione, qui forse ci voleva l'intervento della Goal Line Technology, che però insomma Andrea Righi non è dotato di sensori, purtroppo dovremmo dotarlo di sensori al nostro arbitro. Quindi Vittoria però si porta il pallone fuori. Dove te li metti i sensori, arbitro, tu? Senise prova il passaggio a Dario, appoggia per l'altro Dario, si porta il pallone sul destro, a lato, il suo tiro. Mi dici il tuo nome, Dario? Carmine, ok, grazie. Iodice per Cioci, il pressing di Carmine Dario, quindi Giardino. Il rischioso possesso palla del capitano che esce benissimo, palla al piede, sale Giardino, passaggio filtrante per Vittoria che di pochi passi non ci arriva a prendere questo pallone sulla destra, buona la chiusura di Botta, eccezionalmente ultimo uomo in fase difensiva, quindi c'è Giardino che lentamente va a recuperare il pallone per il suo avversario che è, ah no, è Vittoria, chiedo scusa, sale Vittoria, buona la discesa, buona anche la chiusura di Senise. Dicevo che prima il Garden e poi il Patetico Madrid, che ha vinto credo la Krone Gewinner della quinta edizione, quindi Botta, il tiro col sinistro, Buccelli attento, la blocca Carmine, pallone per Salvatore, il palleggio, il passaggio, la finta, passaggio all'indietro per Senise, il tiro, Iodice attentissimo, deve al pallone in calcio d'angolo, quindi Salvatore Dario, dalla rimessa, Carmine Dario se lo fa scivolare tra Stinco, ginocchio e Stinco, intanto c'è il cambio. Attenzione, esce Vassallo ed entra Capitan Palladino. Quindi Dario, Senese, il controllo, evita Giardino, ma non evita il calcio di Vittoria. Ma il pallone è ancora preda di Senese, che si accentra e prova il tiro col destro. Trova la schiena, credo, di Giardino. Quindi calcio d'angolo ancora, partita a ritmi molto alti, godibilissima. Buona la presa di Iodice che serve velocemente. Giardino sale, c'è largo Botta, il tiro di Giardino, sprecone Giardino che però si scusa con i suoi compagni di squadra. Quindi Buccelli, passaggio per Senise che poi gliela appoggia centralmente a Carmine Dario. Passaggio troppo lungo per Salvatore Dario, quindi rimessa dal fondo per il... per i patetici. Iodice, buono il passaggio per Botta,
che si ferma, prova a servire Cioci ma non ci riesce. Contropiede del Borgo Time, pallone per Senese, poi Dario, Giardino ancora Dario, il passaggio salvatore Dario! E anche qui c'è un gol no gol, però io dice blocca la sfera. Vittoria. Pallone per Botta, buono il passaggio ma sbagliato il controllo. Dall'altro lato Carmine, Dario. Sale Palladino, pallone direttamente sull'esterno. C'è il calcio d'angolo, buona la chiusura di Iodice che ora vede sfilare il pallone sul fondo. Serve velocissimo Botta, però Senese con la testa allontana il pallone. Serve Carmine Dario che prova il gran tiro. Iodice smanaccia il pallone fuori per la rimessa laterale. È un assedio del Borgo Time, ma Iodice è attentissimo. Ancora pallone in mezzo, Senese alto il suo tiro. Pallone quindi in rimessa dal fondo per il Borgo Time, chiedo scusa, per il Patetico Madrid. Quindi vittoria, sale Cioci, vittoria lo vede, prova a servirlo ma Buccelli attende e blocca la sfera. Quindi Palladino alza il braccio e serve Carmine Dario. Pallone a cambiare fascia per Senese contro Cioci, Senese probabilmente alla meglio, infatti è così, Botta da quelle parti, non riesce a prendere il pallone, esce Iodice, poi anche Palladino gli dà una mano ad allontanare il pallone. Quindi Buccelli, pallone per Palladino, si arrabbiano i ragazzi del Borgo Time per, probabilmente per un difetto di comunicazione tra i suoi. Quindi Senese, il tiro, la parata di Iodice, attentissimo Iodice, finora migliore in campo. Botta, attenzione al contropiede, c'è solo Vittoria, ha sbagliato qui, ha provato il controllo Botta, ma ha sbagliato Botta. Quindi Vittoria, c'è vicino Giardino, Botta, il tiro alto sopra la traversa di Buccelli. Avrebbero potuto insomma infilare Buccelli nel momento migliore del Borgo Time. Si accentra Senese passando a Carmine Dario, prova ad avanzare, buona la chiusura di Vittoria e poi Botta, salgono i due, il passaggio per Vittoria, troppo lungo, forse non ci ha creduto Vittoria, pallone però troppo lungo dice. Palladino, il controllo, sale palla al piede, passa a Senese. Pallone per Carmine Dario. Buona la difesa di Cioci che non lo molla. Buono il cambio gioco per Senese, lo stop di petto. Da quelle parti c'è Vittoria, pallone al centro per Salvatore Dario. Il pallone ancora, l'appoggio per Senese che si accentra. Si sgancia Salvatore Dario, pallone all'indietro per Palladino che prova a servirlo di prima. Quindi Botta per il contropiede, sprecone. Qui Botta un po' diciamo in ombra in questa fase di gioco. Senese, pallone per Carmine Dario e poi Vittoria allontana il pericolo in rimessa laterale. Palladino, pallone che arriva a Senese, Iodice con i piedi, buona la girata di Giardino e poi Botta. Quindi Vittoria, pallone troppo lungo. Buccelli dalla rimessa per Senese che appoggia a Carmine Dario. Diciamo che ambo le squadre giocano con l'attaccante boa, perché da un lato c'è Botta e dall'altro c'è Salvatore Dario che diciamo, il centrocampo lo vede solamente quando deve battere il calcio d'inizio, praticamente così come Botta. Giardino di petto, imperioso il capitano del Patetico Madrid. Il dribbling e poi il tiro col sinistro, un po' spreconi, patetici, perché c'è la vittoria, c'era anche Cioci. Rimessa laterale Cioci per Giardino, sale Cioci, Giardino però serve bene Vittoria. Pallone per Botta che è largo, pallone in mezzo Vittoria, la parata di Buccelli e calcio d'angolo per il Patetico. Siamo al quarto d'ora, punteggio di 0-0. Pareggio giusto. Vittoria alto e poi Buccelli.
serve Carmine Dario che sale sulla destra, c'è Salvatore Dario in mezzo, il passaggio buona, la chiusura di Iodice in rimessa laterale, Senese, vittoria il palo e poi botta e Buccelli, 1-0 per il patetico Madrid nel momento migliore del Borgo Time. Il patetico Madrid trova il vantaggio, diciamo la verità, Borgo Time che ha attaccato per tutto il primo tempo, patetico Madrid che si è difeso alla grande e ha trovato questo gol fortuito, fortunoso, come vogliamo definirlo, però intelligente, diciamo la verità. Botta prima a, nella stessa praticamente simile occasione è uscito Buccelli, Botta non ha passato, ha provato il tiro, Botta stavolta era da solo, ha infilato bene il portiere per l'1-0 del patetico Madrid. Ancora Botta, il gran tiro da lontano, pallone fuori, ancora cambio tra le file del Borgo Time, siamo al 16° minuto, il punteggio è cambiato, 1-0. Giardino, buona la chiusura, sale il capitano dei patetici, non vede Cioci, serve Botta, largo, pallone in mezzo, c'è Cioci, cade Giardino, Cioci tira, tiro murato da Vassallo che è entrato in luogo di Senese. Cioci, non ci arriva Botta, quindi rimessa laterale. Passaggio, attenzione a questo tiro, non era un passaggio. Il tiro era di Carmine Salvatore, Carmine Dario, vittoria Buccelli, attento, e poi Giardino ancora ha provato la discesa solitaria con un dribbling, sale Carmine Dario, Giardino non lo molla, ancora Giardino, c'è anche vittoria sono un po' rincoglionito con i cognomi, c'è Palladino largo, Dario, per Dario, pallone in mezzo e il tiro, Iodice la parata in due tempi. Giardino, buono il passaggio per Vittoria, quindi ancora Giardino, c'è Cioci vicino, Giardino fa tutto da solo, Cioci interviene, passa il pallone a Vittoria, c'è libero Botta, buono il passaggio, buona la chiusura di Buccelli, ancora Botta, c'è Cioci, c'è anche Iodice lontano, Vittoria ha provato il tiro e poi il muro di Vassallo, chiede probabilmente un braccio, Vittoria non sanzionato dall'arbitro, esce bene Vittoria a difesa del proprio pallone, quindi Iodice, pallone per Vittoria, squadra è momentaneamente spaccata, buono il dribbling su Vassallo, Vittoria il tiro per il 2-0 del patetico Madrid che infila ancora il Borgo Time. Che c'è? Perché fai arrabbiare l'arbitro? Scusa. Io. 2-0 dei patetici, ma il Borgo Time plausibilmente non ci sta. Pallone per... Pallone per Palladino. Il tiro, Iodice, attentissimo. Come lui sei venuto? Ah, sì. Vassallo! Ah, cicca il tiro. Vittoria riceve palla da Giardino, pallone in mezzo da Botta, Vittoria, Botta, oh, cosa sbaglia Botta, sarebbe stato il 3-0. Dall'altro lato Senese riceve palla, ancora Senese prova ad entrare in area, oh, che parata di Iodice, attenzione, qui ha salvato il risultato Iodice, Botta lento, distratto, stanco Botta, non aggancia il pallone, quindi Dario, c'è Senese largo, Dario il gol, 2-1 Borgo Time, accorcia le distanze, Carmine Dario, gol meritato. Botta, vittoria Giardino. Attenzione a questo contropiede, c'è solo Iodice, pallone in mezzo, 2-2
Ma cosa hanno sprecato gli uomini del patetico Madrid? 2-0, 2-2 in 30 secondi, 40 secondi. Vantaggio letteralmente lapidato. Cioci, Giardino, chiedo scusa, poi ancora per il 3-2 ribalta il risultato il Borgo Time. Disattenti, patetici, che è successo? Si sono addormentati, nell'arco di un minuto hanno subito 3 gol. Botta, vittoria, Cioci. Quindi Giardino all'indietro, Iodice, passaggio per Cioci, il pressing altissimo del Borgo Time. Botta, la scivolata di Palladino, ancora Botta, il piazzato di poco a lato. Botta ha fatto benissimo, si sincera delle condizioni di Palladino. Quindi Senese sale, palla al piede, c'è vittoria, l'inaguato e poi Vassallo senza fronzoli allontana il pallone. Quindi Giardino, pallone per vittoria, sale, c'è Cioci fermo, Senese sradica il pallone, contropiede, attenzione a questo tiro di Senese, si arrabbia Carmine Dario. E poi Iodice per Giardino, quindi Botta centralmente, Botta si accentra, il gran tiro, Vassallo con il fondo schiena blocca il pallone, quindi Carmine Dario, passaggio per Vassallo, si lamenta della posizione dei suoi, Carmine Dario, pallone recuperato da Vittoria, pallone troppo corto però per Botta, quindi Vassallo, serve bene Carmine Dario, c'è Cioci da quelle parti, Cioci però non interviene, Vassallo salito, ancora Carmine Dario, 4-2 Borgo Time. E qui finisce il primo tempo, andiamo inevitabilmente a parlare con qualcuno dei patetici perché insomma la partita è difficile. Capitano, 2-0, 4-2, che è successo? È un po' il fisico che manca soprattutto, è un errore mio individuale gravissimo. Ci vediamo dopo, finisce qui il primo tempo. Non lo so, sì, ma secondo me è meglio che lo cambiamo. 4-2 Borgo Time, ricomincia il secondo tempo, Giardino in possesso palla, evita il pressing di Senese ed evita anche quello di Dario Salvatore, non Carmine. Quindi Buccelli in possesso palla, serve Palladino, centralmente Vassallo che gli restituisce ancora il pallone, quindi Vassallo, c'è qualcuno che litiga con l'arbitro, quindi Giardino avanza, supera il centrocampo, passa all'indietro a Botta che evita benissimo l'avversario, la schiena di Palladino, deviazione in fallo laterale per il patetico Madrid. Quindi Giardino, pallone in mezzo, buono il passaggio per Cioci che prova a girarsi, forse troppo lentamente, pallone preda ancora del Borgo Time, quindi Senese evita Cioci, si allarga Palladino, il pressing del patetico Madrid si ferma, quindi Palladino ancora passaggio per Senese all'altezza del circolo di centrocampo, si accentra Senese, passaggio per Palladino che sbaglia il tiro e io cambio fascia. Rimessa dal fondo, c'è Iodice, pallone per Cioci, quindi Giardino centralmente, serve vittoria, largo sulla sinistra, Botta in mezzo a Vassallo più poco, quindi già in mezzo a Vassallo e a Palladino. Giardino l'1-2 con Cioci, pallone per Vittoria, sale, supera il cerchio di centrocampo, cambia fascia, palla al piede, c'è Botta largo, viene servito, pallone troppo corto di ritorno, quindi Dario Salvatore per Senese, di prima ottimo per Vassallo il controllo, forse un braccio di Giardino non sanzionato giustamente dall'arbitro, intelligente Vassallo che calcia addosso a Cioci, rimessa laterale per il Borgo Time, 1-2 velocissimo tra Palladino e Dario, quindi Senese ci mette una coscia, Vittoria e poi Cioci, quindi rimessa laterale, pallone in mezzo, sale Vassallo, non ci arriva, rimessa laterale per i patetici, c'è Botta, viene servito all'indietro, buono il passaggio per Giardino, alle sue spalle c'è Dario Salvatore, quindi Vittoria ha un braccio sanzionato stavolta dall'arbitro, Giardino si arrabbia probabilmente per la decisione, non per la decisione arbitrale, bensì per il ritardo nel passaggio di Cioci. Quindi Giardino
pallone, chiedo scusa, Vassallo, pallone a destra per, no, a sinistra, pallone per Senise, che arriva però a Buccelli, quindi Palladino all'indietro, Vassallo per Dario Salvatore che si gira, Palladino, buono il tiro, pericoloso anche, che si arrabbia. Quindi Cioci, pallone per Botta, telefonato qui, Vassallo in anticipo, avanza, Giardino un muro, in rimessa laterale, all'indietro, ultimo tocco credo sia di Senese, così infatti Cioci forse troppo frettolosamente, serve Vittoria che ne esce bene comunque, nonostante abbia sbagliato il passaggio, Senese buono il dribbling, e poi Iodice si immola, deviando il pallone in angolo. Quindi Salvatore e poi Giardino per il patetico Madrid. Passaggio per Botta, di ritorno per Giardino. Il tiro di Giardino di sinistro, murato da Palladino, quindi rimessa laterale. Iodice, Vittoria viene servito male da Iodice. Palladino. Il gran tiro, buona la risposta di Iodice, quindi Giardino avanza, palla al piede, Giardino, c'è largo Cioci, pallone buono per Botta, Buccelli però lo spaventa e poi Botta. Non ne va su, Palladino, Vassallo, ancora Palladino di prima per Senise, che aveva reclamato il pallone. Salvatore, buona la chiusura del patetico Madrid. Buccelli col petto e con calma mette il pallone a terra. Rinvio sbagliato, quindi rimessa laterale. Cioci, Iodice, ancora Cioci, pallone per Vittoria, quindi Iodice. Buono il passaggio per Vittoria, preciso, Giardino, c'è Cioci vicino a lui, Giardino lo serve, Botta ruba il pallone a un suo compagno di squadra, quindi Giardino ancora lì dietro, Botta e poi Vittoria, non riescono ad indirizzare il pallone in porta, Buccelli, Salvatore ci arriva, buono il controllo e poi Senese, il tiro di Senese, Iodice ancora che si immola. In questa grande parata, io dice, a mio modesto parere, resta ancora il migliore in campo, perché insomma davvero sta salvando il risultato. Palladino si allarga, Vassallo riceve palla. Buono il passaggio per Senese che controlla bene, Iodice in qualche modo para il pallone. Quindi pallone in mezzo, non ci arriva nessuno. Vassallo quindi. Ah no, c'è stata una deviazione. Ehi, attenzione! Palo di Dario Salvatore. Botta il controllo, difficoltoso in mezzo a due. Quindi Buccelli. Sale Senise, Vittoria non affonda il tackle, ci arriva Cioci, buono l'intervento, deviazione in fallo laterale, Botta all'indietro per Giardino, contati qui patetici, diciamo la verità, il patetico Madrid è una squadra più che rispettabile e rispettosa, non hanno beneficiato dei cambi insomma, tanto l'arbitro si intrattiene a chiacchierare con qualcuno al di fuori della recinzione. Vittoria riceve palla dal portiere, Giardino, buono il dribbling sul pressing di Salvatore, quindi Vittoria ancora in possesso palla, buono il dribbling, attenzione qui a Vittoria che passa il pallone a Cioci in mezzo per Botta, buona l'idea di Cioci,
buono il controllo di Palladino, quindi botta dal calcio d'angolo, pallone e mezzo, non ci arriva Vittoria di un soffio, quindi Buccelli ferma il pallone, serve Senese, sale anche Palladino dall'altro lato, viene servito Palladino, c'è Salvatore in mezzo, viene servito, ottima l'uscita di Iodice, quindi ancora Palladino che si accentra, prova il tiro, ancora Iodice con la collaborazione di Vittoria, deviano il pallone in fallo laterale, quindi Palladino, serve Senese, c'è largo Salvatore e Senese segna un gol difficile da parare per il portiere Iodice, che diciamo offuscato da una serie di schiene non ha visto partire il pallone, quindi c'è la rimessa laterale, vabbè, domani c'è il 5-2 per il Borgo Time e la conseguente battuta dal calcio di centrocampo per il patetico Madrid. Iodice per botta, buono il controllo del numero 9, prova ad evitare Vassallo ma non evita il ritorno in fase difensiva di Dario Carmine, che sale ora, botta, devia il pallone in fallo laterale, buono il pallone per Dario e l'altro Dario spreca una facile occasione. Iodice, pallone per Cioci, Giardino, botta anticipata da Vassallo, non ci arriva Vittoria, attenzione a Giardino, poi Iodice, ancora Giardino, fortunato qui il capitano dei patetici, quindi Cioci, botta, pallone in mezzo, troppo corto il pallone, avanza Dario, ottimo l'intervento di Vittoria che si allarga sulla sinistra, c'è Cioci in mezzo, preferisce passare fuori per botta, la finta di tiro, Cioci, il tiro di Cioci, 5-3 il punteggio, e qui credo che io debba insomma lasciare la telecronaca al buon Pareti, difficoltoso il calcio d'inizio qui di Dario, buono il possesso palla in fase difensiva per i Borgo Time, Vassallo forse passaggio troppo veloce per Senese, poi Dario prova a girarsi qui su Giardino che però non lo molla, ancora pallone per botta, attenzione a Vittoria, Giardino non ci poteva arrivare, Vittoria ha sbagliato sia il tiro sia il cross, quindi Buccelli, pallone per Dario, ottimo l'aggancio, sbagliato però il cross in mezzo che finisce direttamente sul fondo, lascio la telecamera a Lorenzo, non ti dimenticare la medaglia, togliti tutti gli ammenicoli qui così sei più libero. Vabbè, io non so i nomi di nessuno, perciò procedo. Avanza. No, dai, Carlo, camera. Carlo reclama il pallone del Giardino, si riparte. Formazione in attacco. Va col destro. Ed è. Vabbè. Ma io adesso non so niente di questa partita, cioè mi dà una telecamera così. Si ricomincia, Giardino, Giardino di nuovo, controlla il pallone, va col tiro direttamente sul fondo, controlla il pallone, procede, si ricomincia da capo, direttamente dalla difesa in avanti, pallone a cercare l'inserimento di un compagno, poi va col destro direttamente sul fondo, mamma mia, non so niente di questa partita, non so che cavolo, attenzione, si può andare, Giardino tiene il controllo con i suoi, si ricomincia, pallone verso un compagno, perde palla però Mario Salvatore, credo, controllo l'avversario, allarga sulla sinistra, pallone di nuovo al centro, scambio a due, poi recupera però la squadra di Giardino, botta perché c'è il nome sulla maglia, lo so. Può andare, il pallone sul destro, pallone ribattuto in fallo laterale,
interruzione per problemi tecnici, ma si può riprendere. Pallone scaricato verso Giardino, perde però il pallone, perde il pallone in questo caso, ma guadagna comunque la rimessa laterale. Certo, poteva parte Giardino dalla distanza direttamente sul fondo. Si ricomincia. Pallone lungo, abbassato, il portiere senza problemi fa ripartire i suoi. Si ricomincia da Giardino ancora, pressato, trova botta, niente da fare, ripartono gli avversari. Può andare col destro sul fondo. Parlo a voce bassa anche perché sono molto in soggezione. Pallone arretrato, azione di contropiede, attenzione, salta il Giardino, tiro sul fondo. Critica i suoi Giardino, più attenzione, fase difensiva, calcio d'angolo. Pallone arretrato, stavolta effettivamente sul fondo. Giardino pronto a ricevere, ma soltanto adesso agguanta il pallone, si ricomincia al centro. Pallone lungo, ancora a cercare Giardino, pressato da due, perde palla. Grande mischia a centrocampo, il pallone sulla sinistra per Dario. Salta due avversari. Non ricordo quale dei due, però Dario. Per te, perfetto. Ancora Dario sulla sinistra della sua squadra. Non so niente. Sì. Sì. Perfetto. Ricomincia da capo Giardino. Pressato. Sconto da 2-10. Il portiere non la prende benissimo per questa scelta. Iodice non la prende benissimo per questa scelta del compagno. Senese scambia col compagno. Tunnel, attenzione. Ancora il pallone a cercare Senese. Salta un avversario. Va al destro. Non so, questo è il punto, mo adesso non so se stanno 5 a 5 o 6 a 4. Cioè, capito? Andrea, punteggio? Per voi? 7 a 3. Rapido, lo dico, io chiedo punteggio quando l'orologio. Scene normali. Scene proprio da crune, bro. Botta dalla distanza sul fondo. Si ricomincia. Dario. Senese reclama il pallone. Eccolo. Può partire. Pallone ancora giocato verso Dario. Senese di nuovo. In avanti Dario. Solo contro Iodice al centro. Ancora per Senese. Siamo sul punteggio adesso di 8 a 3. Ingeneroso il punteggio per Giardino e i suoi. Meglio che succeda adesso piuttosto che nel torneo, però, una cosa del genere. Tiro direttamente sul fondo. Ah no, calcio l'angolo. Cambio. Appena effettuato. Entra un altro Dario. Ah, ottimo. Salvatore Dario, è appena entrato. Puoi ricominciare, se non sbaglio, Buccelli il portiere. Sì? Senese. Pallone lungo, vabbè. Ping pong tra portieri. Rimessa dal fondo. Botta. In prestito dai Colchoneros. Nel borsello. Pallone largo a cercare Giardino. Giardino, come l'ho detto. Giardin. Pressato da due avversari, guadagna il foro laterale. In una situazione complicata. Si ricomincia da capo. Pallone dentro, nessun problema per Buccelli. Pallone a cercare Salvatore Dario. Invece pensavo Dario Salvatore. Botta. Alla distanza ci sarebbe un tocco con la mano, però è calcio d'angolo. Se andava in porta non protestavano. Calcio d'angolo. Reclama il pallone, botta, non lo vede nessuno. Pallone calciato addosso a Buccelli, si ricomincia da capo. Non può arrivarci Salvatore Dario.
pallone laterale, Jordi c'è, vola a prendere il pallone, ricomincia praticamente dal fondo, però botta, cerca di sorprendere il portiere, ma poteva risparmiarsela questa. Buccelli, Senise, l'altro Dario. Pallone di no, nemmeno. Non ti aiuto troppo. Non lo so, figurati. Senise guadagna, credo, calcio d'angolo per sulla pressione di un avversario. Pallone alto a cercare Salvatore Dario, niente da fare. Giardino controlla, prova a uscire, pressato da due, anzi tre. No, praticamente tutta la squadra. Ah no, cioè quello è il suo compagno, giusto. Calcio comunque sul fondo. Pressione che ha buon fine. Per loro sono i peripatetici, se ho capito bene. Fallo. L'altro sono Borgo Time. Borgo Time. I bianchi. Perché Time? Quindi la capitano appena finisce la partita. Ok. Calcio d'angolo. Ah, i bianchi sono Borgo Time. Ok, perfetto. Sì, sì. Pallone del Borgo Time. C'è forse un fallo su Senesi, ma si gioca per il vantaggio. Posta da Disco Dance per Andrea Righi. Però per il fallo in attacco. Iodice. Giardino. Allarga verso il compagno. Cioci. Direttamente sul fondo. Tiro di Cioci. Più che la fuga al Ciatur, no? Bravo. Guarda che tonelli, cascivo con bambalone. Lo farò alla terra. In avanti da Giorgio, spinge botta. Tiene botta, anzi. Vuole sempre per i bambini che ti a vedere allo stadio. Try di Seton. Buccelli cerca il compagno di squadra. Pallone lungo. Salvatore Dario intercetta, ma male. Palla direttamente sul fondo poi. A partire Iodice, fa partire Cioci. Giardino. Pressato. Perde palla. Domenico allarga. Si chiama Domenico, non mi ricordo che ho capito, quindi sì, lo chiamerò Domenico. Sì, a posto. Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto. Gigio in avanti. Dario. Palla di... Ah, grazie. Palladino. Questo corso ogni tanto. Dove si può, sì. No, dove si può. Palladino, ecco. Ah, che bello. Palla in avanti a Salvatore Dario. Direttamente un po' d'aria ogni tanto. Sì. Respiro di sollievo. Cioci in avanti. Giardino controlla male. Regala il pallone all'avversario. Dario prova il numero addirittura. Forse un po' troppo in questo caso. Fallo laterale. Giardino, un po' di difficoltà nel controllo. Si muove Domenico sulla destra. Servito, respinge Buccelli. E poi parte palla al piede. Prova a saltare Giardino. Porta sguarnita. Ma Senese ci mette una pezza. Scambio tra Dari. Dario dentro a cercare Senese. Pressato. Gioco psicologico col portiere. Arriva da Dario. Non c'è altro modo di definirlo. Palladino. Fermo, allarga su verso il compagno. Dentro a cercare ancora Salvatore Dario, che tocca per ultimo secondo me. Rimessa dal fondo. Non solo secondo me, a quanto pare. A cercare botta, basta il pallone, botta, manca l'aggancio al pallone. Calcio d'angolo. Poteva fare di più però in questo caso. Tranquillo, non uscì. Botta sul pallone. Righi. Si avvicina, ancora botta. Cercare Domenico. Niente da fare. Giardino. Cioci è libero, ma non lo serve. Trova l'opposizione di Senese. Buccelli può ricominciare. Senese. Dario a cercare Salvatore Dario, palo come quello di Saul della Roma, contro la Roma, finisce qui e non so chi dare il nome migliore in campo. Dario di Larghiri, anche come si chiama, sì. Dario, sì. Questa la tua maglia. Tu Dario, giusto? Sì, Carmine. Carmine, ah, ok, finalmente ci siamo. Allora, partita questa amichevole abbastanza semplice per voi, sì, sembra. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha dato fastidio, poi ci siamo riusciti, che il risultato che meritavamo.
Qual è stata la fase più concitata del gioco, più difficile da gestire forse? È all'inizio perché abbiamo un difensore molto che ci uccide per tutte le partite, come si chiama? Palladino. Perfetto. Il cinese, aspetta, il mio leader. Il leader della prossima partita. Speriamo presto allora. Buona serata. E buon divertimento in generale. Chiudo un attimo perché sì, c'è bisogno di cambiare. A dopo.